è il progetto più rilevante per il futuro economico della città di Salerno, cioè per creare il lavoro per un'intera generazione, i giovani salernitani. Progetto che nasce ovviamente con Boigas, la riqualificazione del fronte di mare, il progetto strategico. Si parte da Piazza della Libertà, abbiamo già anticipato un pezzo di questo fronte di mare a Santa Teresa, dove la spiaggia si è già raddoppiata. Adesso facciamo vedere concretamente come viene la spiaggia ricostruita. È un'immagine impressionante che potranno vedere i nostri concittadini, dal Marina da Rechi fino quasi a Mercatello. Sabbia bianca, mare limpido. Dobbiamo cominciare a immaginare che davanti a tutto il lungomare di Salerno ci sarà una spiaggia di 100 metri di profondità, perché arretreremo la scogliera. Contemporaneamente stiamo lavorando ad attivare l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, unendolo con l'aeroporto di Capodichino. Se facciamo queste due operazioni, l'aeroporto che decolla e la riqualificazione del fronte di mare, noi avremo costruito il futuro economico della città e della provincia di Salerno. Realisticamente che tempi dovrebbero esserci? Entro quest'anno si completano i progetti esecutivi per i lotti 2, 3, 4, cioè per i lotti che vanno da Piazza della Concordia a Torrione Pastena fino al confine con Potegagnano, entro quest'anno. Entro il 2019 si completa il progetto esecutivo del lotto 1, quello che è davanti al lungomare di Salerno. Quindi diciamo che entro il prossimo anno avremo tutti i cantieri aperti per realizzare questo miracolo. Non c'è in Italia un progetto urbanistico di questa dimensione e, mi permetto di dire, di questa bellezza. Avremo davanti al nostro lungomare una spiaggia enorme, bellissima. Davvero saremo in grado di far decollare l'economia del mare, della balneazione, superando un paradosso che abbiamo vissuto in questi anni, e cioè che abbiamo 2 milioni di turisti che arrivano in inverno in una città di mare. Noi dovremmo avere milioni di turisti anche a primavera, in estate, per il rilancio dell'economia del mare. Guardatore, la sfida più grande invece è quella di riqualificare e bonificare tutto il litorale, dal Volturno, si diceva, fino a Sapri. Ieri abbiamo incontrato il gruppo di progettazione, presente Kipar, un grande architetto del paesaggio, che sta lavorando al master plan del litorale Domizio. L'obiettivo strategico che abbiamo è di fare di tutto il litorale della Campania, dal Volturno fino al Cilento, a Sapri, una risorsa economica straordinaria. Ovviamente questo presuppone la bonifica dei territori, l'eliminazione di discariche soprattutto nella zona nord di Napoli e Casertana, la realizzazione di un sistema di reti fognarie collegate con i depuratori. Già oggi abbiamo fatto passi in avanti incredibili sul litorale Domizio, sulla costiera sorrentina e amalfitana. In 2 anni avremo realizzato il collettamento di tutte le acque nei depuratori e dunque avremo un mare limpido per tutto l'anno. Sono questi i progetti strategici che cambiano il volto di una regione e creano migliaia di posti di lavoro.